Don Antonio, il web è diventato e diventa sempre di più un campo di evangelizzazione. Ci sono varie iniziative che si inseriscono, soprattutto anche per la Quaresima. Ne abbiamo segnalata una che è intitolata Un attimo di pace. Siamo a Padova e scopriamo insieme adesso di che si tratta. Ci troviamo al Planetario di Padova, è uno dei luoghi che ospitano le esperienze salvavita, occasioni, frammenti, attimi, veri e propri spazi di pace che sono nati 2 anni fa dentro al progetto Un attimo di pace. L'esperienza parte dal web, dove scegliamo un vero e proprio frammento della parola di Dio che viene meditato, che viene in qualche modo raccontato attraverso vicende della vita contemporanea delle persone. Viene inviato attraverso una newsletter oppure può essere fruito dal sito appunto Un attimo di pace. L'aggancio quindi è nel web, il vero e proprio punto di forza della contemporaneità, però allo stesso tempo possiamo fornire a queste persone la possibilità di un attimo di pace proprio in presenza, incontrandoci a teatro, incontrandoci al cinema, incontrandoci in una visita artistica e incontrandoci anche qui come oggi al Planetario. Guardiamo il cielo per farci delle domande e per poter in qualche modo scrutare anche la nostra spiritualità, a partire anche però dalla dinamica della scienza. Il cielo è una delle esperienze che non facciamo più perché c'è inquinamento luminoso, perché c'è inquinamento atmosferico, e quindi non guardiamo più il cielo e il cielo non diventa più sorgente di meraviglia. Allora, al planetario ci vengono fatte vedere immagini di cielo strabilianti che noi usiamo proprio per suscitare la meraviglia e assieme alla meraviglia suscitare altre domande che vadano al di là della ragione. E dunque tentiamo di rispondere non solo al come è fatto l'universo, al come è fatto il cielo che vediamo, ma al perché c'è questo cielo, al perché c'è questo universo. Allora, di fronte a queste domande che richiedono risposte non solo di tipo scientifico, ma anche di tipo perlomeno filosofico o anche teologico, allora l'intelligenza umana si apre, si rimette in movimento e può trovare risposte nuove. E dunque l'attimo di pace che diventa anche lo strumento per suscitare, perché no, domande anche di fede. Sono nuovi linguaggi che arrivano direttamente alle persone di adesso e soprattutto ai ragazzi, quindi danno spunti per noi poi a casa, alla famiglia, per poter dialogare con loro sulla fede, che è un argomento un po' difficile in questi tempi con i ragazzi. È un momento di riflessione, un attimino di fermarsi, pensare, guardare, anche a meditare un po', ogni tanto almeno. Un attimo di pace non è soltanto esperienze salvavita o occasioni di contemplazione attraverso il web, ma è diventato anche uno spazio di mistero, di preghiera. Sempre attraverso il web tante persone mandano le loro intenzioni che poi noi in qualche modo anche traduciamo ed inviamo a luoghi dedicati perennemente alla preghiera. E poi c'è anche un luogo insolito che uno non se l'aspetta, ad esempio il nono piano dell'ospedale Sant'Antonio, dove le collaboratrici apostoliche diocesane dedicano ore della loro giornata a disposizione sia del personale sanitario sia dei familiari appunto dei degenti per poter in qualche modo accogliere il loro dolore, le loro domande, anche veramente una sofferenza intima che a volte diventa anche indicibile e che invece in una cappella dell'ospedale non solo abitata dal Santissimo ma anche proprio da delle persone che offrono il loro tempo diventa più vivibile, più attraversabile. Le richieste che ci arrivano e quelle soprattutto chiaramente di sostenere persone che sono in difficoltà, in malattia, spesso di mamme che sono in momento critico, preghiera di giovani in difficoltà, e abbiamo scelto di vivere qui e di fare qui la nostra proposta di spazio di pace, uno spazio di pace che è fatto di silenzio, di ascolto, di intercessione, di preghiera.